Sono scricchiato. Faccio una domanda, ma quanto abbiamo mangiato? Normale, dai, un primino, un secondino, un dolcino, non ho preso neanche il contorno. Io cerco dei ristoranti comodi, che la cameriera sia così, sorridente, carina, gentile e allusiva. Anche quella timina allusiva, bravo, aiuta. No, guarda, sul gossip sono pochissimo ferrato, non ne so niente. Sara Tommasi. Sì, perché Vesuvio lo nomina sempre. Dice che ha dichiarato che è stato spinto dagli alieni. Che Vesuvio ha detto, io quelli che lo spingevano li ho visti, ma non mi sembravano alieni. Avevano delle robe dell'altro mondo, ma non erano alieni. Sai, con la panza un pochettino assorbe. Eccoci qua. Scusi, ma c'è posto in quello scompartimento? Sì, ma ce n'è finché vuole del posto. Venga su, è vuoto, c'è anche da sdraiarsi se desidera. Ma allora salgo! Scusi, Sam, ma la sua pronuncia, Desuvo, lei è di Bologna per caso? Ma si sente così tanto? Perché sa, Bologna è famosa nel mondo per due cose. L'università e i pompini. Scusi, che cos'è l'università? Maiao! No, stai attento perché c'è il tavolo trasparente. Ah, che non ci sia una palla fuori, dici? Ah, sì, questa è la palla che fa capolino. Con l'accappatoio c'è sempre. Vediamo chi c'è scritto qua, abbiamo già guardato, controllato tutto, no, un messaggio qua chi è. Ah, vabbè. Facciamo la posta, già di 2 o 3 giorni, non è che arriva tutto in una volta. Enel, questo di mia madre la paga mia madre. 63,82 euro. Fantastica. Allora, per forza, mia madre è in casa di riposo, a casa sua non c'è nessuno, c'è acceso un frigo, chiuso, sì, sono tutte tasse di consumo, non c'è mica niente. Poi, la SIAE, la SIAE. Lì sono soldi, eh? Eh sì, eh. Vediamo quanto è arrivato. Allora, niente, niente. 1940 euro per vernice fresca, più niente. 1974 euro, meglio che niente, dai. Primo trimestre 2019, beh sì, gennaio, febbraio, marzo, non è che si faceva mai perché, eh. Inteso San Paolo, che cacchio vuole. Servizio elettrico nazionale, Anima, poi qui chi è? Nexi. E poi abbiamo Deutsche Bank. Si brucia tutto. Senti, vedendoti in accappatoio così che mi hai fatto venire anche un po' voglia. Adesso vado a vestirmi. A che età hai avuto il primo rapporto? Passivo o attivo? Muovo verso i 17-18 anni, ero tristissimo. Fortuna che sono andato in radio, guarda, se non era per la radio che ho incontrato gente molto più disinvolta di me che mi ha fatto vedere un po' come si faceva, ero imbranato da matti, ero timido. Nonostante avessi appreso un po' le tecniche generali, era più facile che mi attaccassero loro, eh. Un paio di sere a fila accompagnai a casa una, fermai sotto casa, ciao, bella serata, ciao. Poi stava lì, dico buonanotte, fa, ma mi accompagna a casa subito? Dico perché? Ci sono tanti posticini tranquilli qui attorno. Oh, che cazzo, potevo arrivarci anche da solo. Delle figure infami. Dopo pian piano mi sono sciolto, ma all'inizio ero veramente un bel coglione. Qualcuno un po' pesantina, sì, ma niente di insopportabile, direi. Ma non avendolo provato non ti so dire, ecco. Si cerca di rimanere il più freddi possibile, di solito. Cioè, poi mi sarà capitato poi una volta, non è che credo di poter dire che sono stato mandato più volte a fanculo io che non viceversa, ecco. Se ne è reso conto troppo tardi, quando ormai eravamo già sposati, non potevo più tornare indietro. Come, chi è che ha fatto il primo passo fra di voi? Io. Sì, eravamo al Dragon Pub e c'erano queste due ragazze che giocavano a freccette, che erano lei e una sua amica, e visto da dietro proprio avevo questo bel conellino corto, questo bel culetto,
non c'aveva le freccette. Allora lei proprio a un certo punto si è girata, perché si vede che aveva uno sguardo talmente penetrante che me l'ha detto lei, ho sentito che c'era qualcuno che mi stava guardando il culo, proprio è stata una sensazione penetrante, in quel momento non mi piacevi mica per niente. Dopo invece due o tre uscite, così un po' più di confidenza, alla fine mi sono piaciuto, ma sul momento mica tanto. Addirittura lei mi aveva visto in televisione, l'avevo fatta cagarissima. Sì, ha detto, io ti vedevo in televisione, ma guarda, sinceramente non mi facevi ridere per niente. Poi si vedeva che avevi le battute scritte nella cazzuola. Che... E sono andato da lei, ci ho detto, senta, io ho sto problema, che c'ho sempre un po' di tosse, un po' di mal di stomaco, cosa potrei prendere? Mi ha dato una scatola di immaginarie. Di immaginario. Deduzioni. Una scatola di deduzioni l'ha dato. Supposizioni. Di supposte. Supposte. Di immaginarie, ma come parla? Allora, io non le avevo mai viste queste cose qui. Ma mai viste ma cos'è ste robe qua? Dice, sono supposte. Dico, va bene, ma come si va a prenderle queste supposte? Non sa prendere supposte. No, lei mi ha detto, le deve prendere per via rettale. Perché sai, sì no, succede, siccome tutte le volte erano cose nuove, vattene a ricordare, tutte quante in fila, erano una serie di battute, allora le scrivevo o in un bigliettino di carta che mettevo in fondo al secchio del muratore, oppure sulla cazzuola, allora così chiacchierando tenevo sta cazzuola in mano, ogni tanto ci buttavo l'occhio che c'era poi la parola chiave per ricordarsi la battuta. Allora mi ho detto che a girare dappertutto, sono stato in piazza, io mandavo al visile, scusi, mi sa indicare via rettale, dice no guardi, adesso ho guardato sullo stradario. Stupido veramente. Allora sono tornato là, ho detto guardi, sullo stradario non si trova. Dico, non si posso credere. Non è, non la trovo via rettale, dice. Signor Pizzocchi, per via anale. Dico, ma insomma si decida bene, boh, è una miseria. Sono tornato fuori, ho girato tutto il paese di sopra. Ma non capisce nulla. Non c'era neanche via anale. Allora sono andato là, ho detto, dottoressa, guardi che io non ne trovo nessuna delle due, come le devo prendere queste supposte? Si è arrabbiato. Sa cosa mi ha risposto? La posso immaginare. Mi ha detto, sa dove se le deve mettere? Guardi, mi ha dato una risposta che io non me ne sarei mai immaginata dalla dottoressa. Allora le ho provate tutte. Ho provato a usarla come pomata, ho provato a scioglierla nella minestra. Che schifo! Come inalatore, a mangiarla. Non contano niente, tanto valeva se me le mettevo. Devo raccontare un'altra cosa, sai? Che settimana scorsa, però poi alla fine mi sono piaciuta, insomma, dai. Ma diciamo che era un po' per uno, a seconda di come si muoveva lo sburzigliamento. Eccessivi ardori sessuali. Combacianti, ecco, diciamo così. Ma tua moglie cosa pensa del lavoro che fai? È contenta, mi tiene fuori di casa, porto a casa i soldi, vede che non scappo. Ma non viene più a vederti? Viene ogni tanto, dove fanno degli spaghettoni allo scoglio che sono spettacolari, viene quasi sempre. Perché sai, vedere me dopo 30 anni un tantino sei stufata. Mia figlia viene un po' più spesso col suo fidanzato, da sola. Ride le tue battute, tua figlia? Sì, mia figlia è molto simpatica, ha voglia di ridere, ride facilmente. Abita al piano di sotto. Sì, fuori casa comunque, abitano due piani più sotto. Nel senso che scappi fuori tutto il serpente a sonagli. Io adesso vado a cambiarmi e poi facciamo le domandine. Eccoci. Dai, quasi pronti. Io ho una barba che viene via anche con l'asciugamano. Cosa mi piace fare? Guardare un po' di televisione dopo cena, mi viene quasi subito una piomba terrificante, alle 10 vado a letto. Beh, c'ho il solitario, lo spider, il computer, sono molto bravo. Ne ho avuti tanti. Piccolo, diciamo, alle elementari c'era una serie TV con dei pupazzi animati e c'erano il gallo, la gallina, il topo e compagnie belle. C'era il somaro che si chiamava Summa Summarum. Quello fu il mio soprannome immediatamente, perché questo somaro era appunto un somaro, quello che faceva sempre il casino, ragliava, faceva gli scherzi, eccetera, e quindi mi chiamavano Summa. Poi alle medie, credo, forse anche prima, cominciai a fare dei disegnini perché mi piacevano molto Criminal Satanic, Alan Ford, e il disegnatore si chiamava Magnus. Allora io facevo dei disegnini firmandoli Parvus, che vuol dire piccolo, no? Cominciarono a chiamarmi Parvus, Pirivus, Pirimello, cose di questo genere. E poi, dato il cognome originale che è Pagliari, ancora adesso per molti miei amici sono Paglia. Ma sulla tua carta d'identità, che sotto professione, cosa c'è scritto? Attore di prosa, credo. Capelli brizzolati castani.
E poi vedi il portafoglio, c'ho le cose base, un po' di soldi e il santino. Sai, a volte io lancio la gara di santini, perché nonostante sembri strano, molta gente ha un santino nel portafoglio, no? Te ce l'hai? E gli dai, vediamo chi è il santino più potente, chi tira fuori la Madonna di San Luca, chi tira fuori a San Giuseppe. Ma io di solito finora non l'ho mai perso, perché c'ho Cristo Re. Forse solo la Santissima Trinità potrebbe batterlo, ma è molto difficile da battere, Cristo Re. Qualcuno ti ha mai offeso? No, no, intendo nel senso che è riuscito a toccarti nel futuro. Sì, sì, sì. Ti sì. Sei offeso. Sì. Però è la cosa che ti dicono più spesso. Vai, mitico, grande, ti seguo da 20 anni, ti vedo sempre. Qual è stato il giorno più bello della tua vita? Penso quando è nata mia figlia, penso. Sì, è stato un giorno particolarmente emozionante. No, perché è nata col cesareo e non si poteva entrare. Però in compenso l'ho vista prima io che mia moglie. È stata una grande emozione quello, sì. Cosa cambieresti del tuo corpo? La pancia? Piatta. La vorrei un po' più... Non piatta, che è impossibile, però se riuscissi a farla calare almeno... della... Cioè, io saprei come si fa. Solo che hai visto anche tu oggi al ristorante, quando tu prendi gli strozzapreti, le bracciole di castrato, il gelato alla crema con le amarene, è chiaro che ci bevi dietro una bottiglia di vino. La pancia... Calare non cala, ecco, delle due può solo aumentare. Per il resto, ah, dai, per il resto non so mica un brutomino. Sì, ma guarda che dimagrire forzatamente, io l'ho visto in alcune persone, e intristisce proprio uno che dimagrisce sforzandosi di fare la dieta, che si porta dietro da casa lo yolk con un po' di insalata, mentre tutti gli altri sono lì che mangiano i cappellacci al ragù. Pian piano li vedi scendere negli occhi quella luce e si intristisce la persona. Senti, qual è la prima cosa che fai alla mattina? E che vai al cesso, no? Scusa. Fare cosa? Cosa vuoi andare a fare? Dopo aver fumato la sigaretta e bevuto un caffè, vai al cesso? Sono tutti concordi sul fatto che te hai aiutato un sacco di gente a iniziare. C'è stato qualcuno che non è stato riconoscente o comunque che... Ma la riconoscenza non è di questo mondo, sinceramente, non è che me lo aspetto. E io quello che ho fatto è perché mi sembrava che queste persone avessero potenzialità, capacità, e francamente non mi sento di essere così importante. Sono cose che sono successe a delle persone, ma che secondo me gli sarebbero successe lo stesso, magari non così, ma in un altro modo. Quasi tutto. Se sono in buona vena riesco a trovare l'aspetto divertente in qualunque cosa. Ti piace il cinema? Sì, guardo. Io praticamente ho Sky Cinema, in televisione guardo quasi esclusivamente dei film. Cose leggere più delle volte, commedie leggere, cioè i film di Checco Zalone, per esempio, mi sono piaciuti tutti tantissimo, quelli di Aldo Giovanni Giacomo. Mi piacciono abbastanza i thriller, e questo è strano perché per quanto riguarda i libri, mi piacciono molto libri di avventura, di fantascienza anche, di storia. I gialli non li leggo mai, però invece i film gialli li guardo. Ma ho scritto a due mani, a quattro mani con Giacobazzi, un romanzetto veloce che si chiamava Quel tesoro di mio figlio. Per forza uno di Zeri doveva per forza scrivere un libro, no? Perché andavano via come il pane. Allora mettemmo giù questa storiella in cui io mi misi giù, diciamo così, la traccia del racconto. Giacobazzi scrisse moltissimi pezzi divertenti da inserire. No, da piccolo volevo fare il dentista. In entrambi i casi aiuteresti il sorriso delle persone. È vero, non ci avevo mai pensato. Sei religioso? A modo mio, non cattolico praticante né di altre religioni secondo riti, però quello che è il messaggio di Gesù Cristo per me è giustissimo. Cioè tutto quello che ha detto Gesù, se fosse applicato, sarebbe un modo fantastico per poter vivere in santa pace veramente, perché Gesù ha sempre detto delle cose semplici, dirette, chiare da capire. Ama il prossimo tuo come te stesso, se hai due tuniche e c'è un tuo fratello nudo, una delle due gliela devi dare. E ama tutti allo stesso modo, come se fossero tua madre e tuo padre, perdona le offese, porgi l'altra guancia. Insomma, mi sveglio presto, alle 6:30, 7 al massimo mi sveglio. Insonnia, irritabilità. Però a dormire dormo abbastanza bene. Alcuni sogni ricorrenti che sono non proprio angoscianti, ma cioè il mio sogno ricorrente è che ho parcheggiato la macchina da qualche parte e non la ritrovo. Credo che dipenda dalla paura di perdere la propria autonomia, ma anche qualche sogno erotico ogni tanto lo faccio. E qui comunque nella parte che mi ha interpretato il sogno è uscita Donna Zobeida. Costituisce un buon tonico sedativo il bere un bottiglione di Chianti a digiuno. Io mi ricordo quando eri in una manifestazione satanica. Ah, Mefistocchi! Scusi, lei chi è? Mefistocchi, no? Ecco.
Mefistocchi, sì, Mefistocchi, ero tutto vestito di rosso col mantellino. Pensarci bene, lei dal punto di vista amoroso, sentimentale, diciamo anche carnale. Il cappuccetto con le cornine, i baffetti a punta, le sopracciglia da diavolo, era molto bello Mefistocchi. Mi facevi morire. È calda e... direi. Libidinosa? Ma, Mefistocchi. Niente, allora guardi, sa cosa fa? Prenda questa chiave d'argento, che le apre la porta della mia camera, vado là... Mefistocchi!